Qui con me ho anche invece Bello Figo, questo è il suo nome d'arte, giusto? Lui si chiama Paul Yeoba, viene dal Ghana e poi vi spiego perché è qui con noi e vi farò anche ascoltare alcune cose importanti e interessanti. Prima vi ho presentato Bello Figo, che è un rapper, si chiama in realtà Paul Yeoba, giusto? È un rapper che canta delle canzoni molto particolari che dopo vi faccio ascoltare perché sono delle canzoni provocatorie, ma dopo la pubblicità, a tra poco. Yeah, io non pago affitto, non pago affitto, io non pago affitto, non pago affitto. Sono profugo e me ne vanto. Spunta il primo rapper immigrato e si fa chiamare Bello Figo. Io non faccio praio, non faccio praio, io non faccio praio, non faccio praio, yeah. 24 anni, nato in Ghana, Bello Figo è arrivato in Italia a 12 anni e vive a Parma con la famiglia. E nei suoi video cliccatissimi su YouTube canta "Non vogliamo lavorare né pagare l'affitto". Sono un profugo. Anche Matteo Renzio ha detto che è casa nostra. Bello Figo rivendica le comodità della vita da profugo che tante polemiche e indignazione hanno creato tra i cittadini italiani. Poi vogliamo wifi, wifi, anche stipendio. Io dormo in albergo a 4 stelle, stato a Mattarella. Che noi possiamo venire in Italia. Idee chiare e un filone musicale nuovo hanno fatto la fortuna di Bello Figo. Così, anche in questo caso, l'immigrazione è diventata un business. E unisciti, andiamo in stazione a rubare bicicle. Ecco, Bello Figo canta tutte le cose che fanno arrabbiare gli italiani quando parlano di immigrati. Lei canta "non pago l'affitto, non faccio l'operaio, voglio il wifi, Renzi mi deve aiutare, Mattarella ha detto che io ci posso stare". Come le è venuta questa idea? No, perché io penso che comunque sia, se si parla di immigrazione si parla comunque di vite umane, quindi comunque io mi sento come loro, li vedo come i miei fratelli, quindi mi sento in modo, io lo faccio tramite le canzoni per difenderli un po'. E le cose che richiedono le canzoni sono, io conosco cosa un paio di amici. Cosa dice? Calma, lo faccio. Uno che è vero. Fa così è da prendere a calci, perché è una provocazione ai cittadini italiani, hai capito? Prendo... Vai a lavorare, togliti quel ciuffo biondo. Ma le rifaccio ma vai un paio a lavorare. Di faccia finire un attimo. Allora, le cose che richiedo ho un paio di amici nel mio quartiere che sì, hanno bisogno, perché anche loro sono degli esseri umani, hanno bisogno del wifi per connettersi in internet, hanno bisogno del cibo buono e tutto quello che richiedono. Scusi, l'obiezione che fanno gli italiani è si paga il wifi, si paga il cibo buono, si paga l'affitto, non prende la bicicletta, non va, lei dice va a rubare la bicicletta. No, perché comunque se una persona è in difficoltà, è gente che è in difficoltà, gli italiani che si lamentano, io non credo che molti di loro sarebbero nelle condizioni in cui loro stanno loro. Ma lei ha sentito la storia di Giacomo, ma di Francesco? Guarda, non ho parole. Sì, ma molti altri che stanno bene comunque si lamentano lo stesso, quindi il discorso è sempre quello, molti altri che stanno bene si lamentano lo stesso. Adesso quella famiglia lì che sta in difficoltà, non è tanto da prendersi con i profughi, perché i profughi però nella casa loro ci stanno i profughi adesso. Ma non è colpa, non è colpa dei profughi. E quelli di Rosarno che non hanno casa, secondo lei? Si riferisce a chi ha il potere e chi li può aiutare, ma non i profughi non c'entra niente, loro vanno aiutati, vanno, e chi sta aiutando in quella maniera fa bene. Quindi lei dice questa sua canzone è una provocazione. È una cose reali. Sono cose reali. È una provocazione a chi non la pensa come me, comunque a chi magari può stare. Ma tutti non la pensano come me. Cosa, guardi, beh, se ne non pensa che sia un po' ecco uno sberleffo addirittura nei confronti di famiglie come quelle che abbiamo raccontato, di Rosarno, di Varese. No, io dico, io canto cose che esistono, c'è gente che chiede queste cose, poi se poi la loro vita è una provocazione nei confronti degli altri è la verità. Che devo è la verità, lei dice quindi io canto, ma ne ha fatte altre, certo, no, di canzoni? Assolutamente, facciamo quante LP, ne ha fatte di queste canzoni? Facciamo sentire l'LP di questo qua. Ne avrò fatte più di 100 forse. Più di 100, tutte con questo tema? No, alcune sono diverse. Alcune diverse, però io ne ho sentite anche altre, dove dice andiamo in albergo con le donne bianche. Con le ragazze, sono un uomo. Anzi, lei non le chiama donne, onestamente.
le chiamano come in un le altro chiamo modo. Io perché è il mio stile, perché io faccio roba. Vabbè. Comunque hanno, sono esseri umani anche loro, sono maschi, hanno bisogno di ragazze anche loro, come tutti hanno bisogno di ragazze. Noi facciamo, Maurizio, noi facciamo le battaglie per i diritti delle donne contro il femminicidio e poi arriva questo che ci prende per il culo cantando. Non è questione di prendere per il culo, perché è questo qualcuno che sta facendo. Lei sta prendendo per il culo. Non è questione di prendere per il culo nessuno. Gli italiani. E poi pretende anche di essere ascoltato. Tu difendi il tuo popolo, io difendo chi invece incitano allo stupro. No, io difendo anche le sue canzoni, le altre, quelle che non possiamo. Dopo se le troviamo vi faccio sentire qualche altra. Tu difendi chi vuoi, io difendo chi se riusciamo a trovarle, se la regia riesce a trovarmene qualche altra canzone, qualche altro passaggio. Per quest'Italia va bene anche lei. Mussolini, cosa voleva dire? I pagliacci va bene anche lei. Guardi, io gliela canto una bella canzone, però in napoletano dedicata a lui e a tutti quelli come lui. Vabbè, faremo... Ma invece non stiamo qui. Invece stiamo qui. No, faremo... purtroppo, capito? Purtroppo state qua, vagliela a cantare a Renzi. State lì e invece i nostri italiani stanno in mezzo a una strada e te te la ridi. È colpa nostra, invece. Ecco, io ma che ti ridi, ma tagliati quei capelli. Vedo inquadrati invece gli abitanti di Rosarno, quelle famiglie che hanno un problema, vivono in una palazzina senza acqua, senza luce, senza riscaldamento, con dei bambini, fa freddo e non sanno come passeranno il Natale. Ecco, io da loro vorrei sentire, che ne pensate? Ma è una vergogna, è una vergogna. È una vergogna perché gli italiani non riescono a vivere e si paga soltanto per i migranti. Noi vogliamo essere come loro, non vogliamo di più, vogliamo avere la possibilità che i nostri cittadini vivano dignitosamente. Ma non è possibile che questo... Cioè anche voi rinuncereste al wifi, tutto sommato, no? Lui, no, bello chiaro, figlio, canta, dice chiaro, vogliamo il wifi. Voi il wifi, anche se non l'avete, non succede niente, no? Vorreste una casa minimamente con il riscaldamento e l'acqua potabile. Chi vuole? Prego. Cosa dice signora? Non la sento, lei urla ma non ha il microfono, si faccia dare il microfono. Vorrei dire che l'affitto al signor rapper glielo paghiamo noi con le tasse. Va bene lo stesso. Dice che va bene lo stesso. L'importanza è che ce l'abbiamo. Importante che ce l'hanno, dice. Cioè lui. Noi richiediamo il wifi, c'è chi invece, è come nella vita normale, c'è chi invece ha i sogni di prendersi una Lamborghini e chi invece gli va bene una Fiat Punto. Noi richiediamo wifi e non abbiamo wifi. No, no, beh, schiaffi, nessuno piglia schiaffi. Ma questo ha una faccia tosta, questo sta provocando la gente, questo la signora gli sta dicendo che stanno in mezzo alla strada e quello dice noi gli paghiamo il fatto che sta lì, questo dice chi se ne frega, basta che c'ho. Ma come si permette? Sto solo dicendo che non è, se c'è un problema non c'è da prendersi con una persona, se perché c'è una persona sta in difficoltà. Stai in difficoltà, in più non bisogna prendersela in quella persona lì. Inneggia contro le donne, ma vai nel tuo paese, nel Ma questo Ghana, è il mio paese, come faccio a andare? Vai questo nel Ghana, paese. Come vai a cantare là che ti mettono in galera. No, no, qui no, ci ma puoi là, stare, ma cosa stai gli dicendo? Italiani vanno in galera e tu ridi. Ma guarda, io non rido perché gli italiani vanno in galera. È molto grave che tu fai soldi sulla pelle degli italiani, certo, vergognati. Certo, come no. Vergognati. Giorgi. Insomma, bisogna stare qua zitti, si può dire qualcosa, grazie. Prego. Io credo che questo ragazzo abbia un atteggiamento strafottente e assolutamente insopportabile, quindi lo invito canta, a rispettare, guardi, se, il luogo dove di sta. Di Giorgi, se si va su internet quindi, si trovano le sue sì canzoni, ci sono centinaia, non so quante non capito, migliaia di visualizzazioni. Non capito, quindi non... Qui è stato cose, trovato però questo ragazzo che è frutto, credo, di un modo di intendere la permanenza in Italia da parte di alcuni immigrati come un modo per sfruttare la situazione. Bello noi non figo, vogliamo lei, che nessuno sfrutti la situazione. Noi ma vogliamo perché, che le persone lavorino, noi li accogliamo perché le nostre politiche dell'accoglienza... Scusa, cerca di ascoltare. Noi vogliamo che le nostre politiche dell'accoglienza
siano rispettate. Sono politiche serie che accolgono le persone, però vogliono chiaro, che danno però dei da doveri, sta in danno dei doveri a queste persone. Del Ghana. Il vostro dovere è arrivato, non è certamente, ah? 2004, è certamente quello quando, di provare 2004. A lavorare. Da 12 anni la sua famiglia lavora, cioè sì, tutto lavora. Lui dice io sto in Italia, canta queste cose, giusto? Giusto. Lei dice io difendo... Perché ho gli amici in cui, che vivono in quella maniera lì e vedo anche come quando si lamentano vogliamo questo e io che magari ho un pubblico sui social, no? Che ho il coso e ho voluto fare questa cosa qui, ma non è una... Perché devo prendere in giro mio fratello? Cioè nel senso non quante, ha quante visualizzazioni c'ha lei? Quanti like? Quanta gente dice che piace? Allora, il mio video più sì. popolare c'ha quasi 5 milioni. Quanto? Quasi 5 milioni di visualizzazioni. 5 milioni di visualizzazioni? Quasi, sì. Quindi è popolare, soprattutto fra, immagino, sì, sì, fra i ragazzi. Sì, sì, fra anche, i ragazzi. Anche, tanti, sì. tanti. E l'avete sentito? Mussolini cosa fa? C'è sta... Dico, non è bello e non è figo, io sto chiamando il sindaco di Rosarno, lo volevo dire sì, alle per... non a lui che non me ne frega niente, ma alle signore che stanno là. E a Giuseppe Giorno 5 Ingallo, facciamo noi lo spacco, a te batteria. Calmi, calmi. Modu Gay, che dice? Lei è un mediatore culturale, posso... l'ha sì. sentito Bello no, Figo? Allora, questo Bello Figo, veramente da dare due calci in culo, sì, perché anche. Il suo cioè, comportamento è indecente, indecente. Questa strumentalizza veramente, usa i migranti. A me fa girare i coglioni, scusatemi il termine. E abbia pazienza, siamo stare. Ancora in una fascia protetta, di quindi modera il linguaggio. Su serio, che lo so che lo fa per fortuna che lei è di distanze, non rischia niente. Sono d'accordo con Mussolini, sono d'accordo con tutti perché certo. questo non è il modo di ma riusciamo in a vedere paese. Ancora bisogna rispettare le riusciamo leggi, a vedere le qualche immagine paese, della canzone che sia di nero, Bello che sia Figo. Nero, che sia giallo. Sentiamo se la regia riesce a mandarci perché io ve lo voglio far rivedere questa roba, vediamo se ce l'abbiamo. Non pago affitto, tutti i miei amici sono venuti con la barca, swag barca, appena arrivati in Italia abbiamo casa, macchine, fighe. Yeah, io non faccio praio, non faccio praio, io non faccio praio, non faccio praio, yeah, io non faccio praio, non faccio praio, non faccio praio. Non mi sporco le mani, non mi sporco le mani, perché sono già nero, perché sono già nero. Non mi sporco le mani. Con le mani. Perché sono già nero, non ho voglia di, canta insomma, non ho voglia di lavorare. Allora. Allora, stiamo sempre nello stile, il mio stile nel, nel cazzeggiare. Quindi se io vado a cantare, io canto così perché io lo faccio in modo swag. Quindi a chi magari può capirla male e comunque a non capire... ma qui questo mi sembra che l'abbiano capita male. Ma ce l'hai sempre così nei social, nei commenti, tutto quanto. È normale. È normale. Il problema è che quello che io canto è cosa vera, cioè nel senso gente che protesta di queste cose. Perché qua, se vuole vai... wifi? Ma se vai su internet ti vedi queste cose, cioè vuole è... avere wifi, il cibo non è buono, robe varie. Il cibo varie non è buono, quindi protestano, vogliono un cibo migliore. Non è che uno prende in giro la gente, è vero. È vero, dice lui, è vero, Modu Gay che è vero, dice. Allora, non le piace? Posso dire una cosa? Allora, io visto che io, allora, io sono in Italia da 26 anni, io sì. conosco. Lui da artisti 12. Africani, su serio, a me piacerebbe che Rete 4 andasse a vedere Ruffin, Ahmed Ba, Olivier, camerunese, vabbè. Senegalese, ivoriano, vabbè, che fanno vabbè, cultura vabbè. In questo paese che crea dice, integrazione. Non ascoltare tanti. Questi deficienti che creano vabbè, veramente confusione. Già li ha detto di tutti no, i colori, no, quindi stiamo a modo due. Perché a Milano dà la Lamborghini d'oro a un mi fate argentino. Fare un passaggio Milano, velocissimo dal Lamborghini a Belluno velocissimo compagnia, poi voglio tornare un attimo su velocissimo che impressione va fatto si riesce veloci non ci sentono sì impressione va fatto ma qui ci sono 12 sindaci che rappresentano delle comunità serie oneste che rispettano le regole. Noi non crediamo di essere vabbè. Assolutamente razzisti. Però non crediamo va bene però nella solidarietà politica a 35 euro al giorno. Chiaro. Chiediamo invece che quel personaggio lì in studio chieda scusa alla nazione e a tutti quanti noi che vabbè, rappresentiamo vabbè, cittadini vabbè. Onesti. Mi fate vedere un attimo Giacoma, velocissima. Giacoma, che ne pensa? Sì. Telegrafica. Giacoma. Sì. Non la sentiamo. Sì, più. Sì. Non, sì. Sì, la sento. Dica.
Non ho capito la domanda. Dico, che ne pensa? Che impressione ha fatto? Si è arrabbiata? Che pensa? Non sì, ha parole. Sono arrabbiata. Non ha parole. Non ho parole, non so. Chiaro, noi ci fermiamo qui, grazie a tutti i nostri ospiti, grazie a Giacomo, grazie a chi si è collegato con noi da Rosarno, ma rimanete su Rete 4 perché adesso arriva Paolo Del Debbio con Perché sì e perché no, dedicato al referendum. Noi ci vediamo domani, buona serata. E allora da